Ciao a tutti, oggi uncinettiamo. Allora, vi faccio vedere questa piastrella che ha avuto tanto successo su Facebook. Io l'ho vista questa piastrella e l'ho voluta riprodurre, mi è piaciuta tantissimo. E mi avete chiesto in tante se è difficile da lavorare, in realtà non lo è per niente. Vi faccio vedere il retro. È semplicissima da fare, si tratta solo di capire il meccanismo e capire esattamente dove fare questi piccoli fiorellini, che sono poi sarebbe il punto nocciolina. Sembrano tanti fiorellini e viene fuori questo effetto così di 3D in rilievo praticamente. Allora, io i colori che ho utilizzato, in realtà lo schema quello principale era originale, era con il bianco. Siccome il bianco non ce l'ho, e allora ho utilizzato il colore, uno dei colori più chiari che avevo, che è questo, che è un verdino, un verde acqua. Oppure, se volete, potete utilizzare anche anche questo è una specie, questo è un celestino, verde acqua anche questo, anche se questa è una tonalità leggermente diversa, comunque alla fine insomma può andare bene pure. L'importante è che sia un colore chiaro. Io poi, quando ho ordinato il colore bianco, poi quando mi arriverà il colore bianco, io proverò a fare anche la piastrella con il colore bianco in sottofondo, diciamo, come sfondo. Allora, intanto vi faccio vedere i colori che ho utilizzato. Allora, questo è per fare lo sfondo. Poi, per lavorarci sopra, potete utilizzare questo qui è un colore numero il filo con un numero 5, questo colore qui. Questo credo che sia più sottile, ma credo che sia il numero 8. Ora io proverò con i fili che ho, perché non ho utilizzato questo, ma ho utilizzato un altro blu più grosso. Comunque penso che non abbia molta importanza, e sto facendo questo esperimento. Poi, per fare questo colore, questo blu, va bene questo. Poi, per fare questo qui, che sarebbe, non si vede, ma sarebbe un celestino, questo è celestino, possiamo fare anche un lilla, per esempio. Questo è lilla e il celestino sarebbe questo. E io voglio provare con il lilla invece. Quindi mi preparo questi due colori. Poi il verde, ho usato questo. Verde, non so che verde è questo, comunque un verde molto... non lo so, è questo tipo di verde qui, che è questo. Poi abbiamo il giallo, che è questo. Poi ho utilizzato un colore che è molto bello, che è un corallo praticamente, questo qui, color corallo. Ma se volete potete utilizzare anche un arancione, non lo so, vedete voi quello che vi piace di più. E per finire ho utilizzato il rosso. La piastrella ha la particolarità che, una volta che voi avete capito come fare tutto il lavoro, potete anche invertire i colori, cioè iniziare dal rosso qui, poi andare, che so, con l'arancione qui, cioè al contrario. Anziché cominciare col blu, celeste, verde, giallo, arancione, rosso, potete iniziare con il rosso, arancione, verde, eccetera, eccetera. Insomma, vi preparate lo schema e lo fate. Allora, praticamente si comincia così. Prendiamo subito il filo e facciamo non mi piace così. Allora, facciamo
un anello magico. Poi, dentro l'anello magico facciamo, vediamo se mi riesce di fare così, facciamo l'uncinetto e io uso sempre sempre questo 1,6 e mi risulta numero 4, ma non lo so. I millimetri sono sempre di 1,6, quindi voi vedete, insomma, regolatevi con quello che avete. Allora, l'anello magico, dicevamo, nell'anello magico dobbiamo fare una serie di 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte, 2 maglie basse, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. 2 catenelle. Allora, cominciamo. La prima e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi facciamo 2 maglie alte. 2 maglie alte. Poi 2 catenelle, poi 3 maglie alte, una, due, e 3, poi di nuovo 2 catenelle, 3 maglie alte, una, 2, 3, 2 catenelle. Praticamente adesso noi dobbiamo fare un quadratino. Allora, siamo arrivati a 3, siamo all'ultimo, quindi dobbiamo fare l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. Questo punto tiriamo il filo, ecco, così com si comincia a formare il nostro quadratino e per ultimo facciamo 2 catenelle, 2 catenelle e poi ci dobbiamo agganciare alla prima di queste 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, ci agganciamo qui, anzi ci agganciamo qui, ecco, meglio qui, così ci viene meglio lavorare poi. Ecco fatto, abbiamo fatto il nostro primo giro, questo lo tiriamo così. A questo punto dobbiamo cominciare a lavorare con il cambio di colore. Quindi, cosa dobbiamo fare? Praticamente funziona così. Io il primo colore che farò, che metterò, è questo blu. Quindi, cosa devo fare? Me lo preparo. E funziona così. Praticamente io devo fare prima una maglia alta. Quindi farò le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. Poi al centro di queste 3 maglie io farò il punto nocciolina. Il punto nocciolina normalmente si fa di 5 maglie alte, ma dipende dalla lavorazione. Io più maglie alte mettete e più grosso viene il fiore. Quindi io ho cercato di fare una via di mezzo perché avevo pensato a 3, però 3 mi sembrava troppo piccolo, troppo stretto. Quindi ho deciso di fare 4. Ora vediamo con questo filo, perché questo filo è più sottile, quindi non lo so, deciderò sul momento, come
quante maglie alte fare. Comunque, praticamente voi dovete fare così. Allora, intanto fate le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Oh. Questa è già la prima, queste 3 catenelle è la prima maglia alta praticamente. A questo punto voi dovete prendere il filo che dovete aggiungere e preparatevelo. Io faccio così, praticamente faccio il nodino così e faccio il cappietto. Poi prendo questo, lo preparo, prendo il filo blu e lo faccio passare da questa catenella, poi tiro bene il filo quello chiaro. A questo punto voi dovete stare attenti perché dovete fare questa cosa qui. Sembra una cosa complicatissima, no, ma in realtà non lo è. Allora, voi dovete fare così. Dovete nascondere insieme il filo chiaro. E questa parte corta potete anche, allora io ho fatto così per nasconderla, voi la potete anche sistemare dopo, comunque per nasconderla. Allora io li tengo tutti e due e lavoro con quella più lunga. Con quella più lunga faccio così, faccio, entro in questa maglia alta, questa che sta al centro di queste tre, di questo gruppetto di tre, entro e faccio la prima maglia alta. Tiriamo bene questo. Poi continuo, ne faccio un'altra. E ne ho fatte due. Sempre facendo, nascondendo il filo dietro. Questo per cosa? Perché tutto questo lavoro? Per cercare di non pasticciare dietro la piastrella, per cercare di farla venire il più pulita possibile. Ecco, in modo che non ci siano dei fili che non si vedono dei fili che passano, anche insomma non mi è riuscito proprio benissimo, però io ci ho provato, insomma. Allora, in questo caso io ne farò 4, quindi ne ho fatti 2, ne faccio un altro, 3, dicevamo 3. E 4. A questo punto dovete tirare un po' il filo, lasciare la solina un attimo, riprendere da qui dalla prima catenella, entrare con l'uncinetto, riacchiappare qui, riagganciare l'uncinetto sulla lasolina che avevate lasciato e fate passare la solina dentro la prima maglia alta. Dopodiché chiudete con una maglia bassa, chiudete tutto. Sistematolo bene e vi è venuto il primo fiorellino fatto con il punto nocciolina. A questo punto che succede? Succede che io devo fare sparire, siccome già ho finito con la prima, devo fare sparire questo filo, lo devo nascondere. Allora cosa faccio? Prendo
prendo il filo che mi serve adesso, che è questo, e me lo aggancio direttamente in questa asolina, così tiro bene questo filo. Io l'ho fatta di 4, ma se voi volete potete provare anche a farla di 5. È molto sottile, quindi verrà anche più cicciottoso, diciamo, più, come si può dire, più bella grassottella. Quindi, essendo sottile, si può fare. Poi ritorniamo a nascondere questo filo qui. Quindi come facciamo noi per nascondere questo filo? Lo mettiamo sotto. Questo filo lo mettiamo sotto e lo nascondiamo. Questo non c'entra perché questo è quello iniziale. Questo filo lo nascondiamo sotto come abbiamo fatto in precedenza con quello chiaro. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo il filo, questo lo teniamo sotto e facciamo nell'ultima, c'è rimasta l'ultima maglia alta, nell'ultima maglia alta facciamo una maglia alta appunto, nascondendo i fili. Ecco, così. Quindi questi fili noi li dobbiamo sempre tenere, questi fili. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare. E così abbiamo fatto già il nostro gruppetto. A questo punto noi dobbiamo, sempre tenendo questi fili blu per ora che non ci servono, noi li teniamo così li nascondiamo dietro. Noi dobbiamo fare l'angolo dove ci sono le due catenelle. Quindi cosa facciamo? Facciamo due maglie alte, una e due, dentro questo archetto che abbiamo fatto precedentemente, e facciamo altre due catenelle. Poi, guardate, io sto nascondendo il filo. Poi facciamo altre due maglie alte, una e due, poi facciamo una maglia alta di nuovo nel secondo gruppetto di 3 maglie alte. Quindi prima facciamo la maglia alta, poi qui noi adesso dobbiamo lavorare nella seconda, come abbiamo fatto prima, nella seconda. Quindi dobbiamo fare il cambio di filo. Il cambio di filo come l'abbiamo fatto prima, abbiamo abbassato questo, abbiamo preso questo, lo facciamo entrare in questa catenella, quindi ce lo prepariamo. Ora questo filo questo chiaro, lo dobbiamo sistemare sotto, lo dobbiamo far passare sempre di sotto, quindi noi lo nascondiamo sotto. Quindi lavoriamo con questo blu. Allora, facciamo una, due, tre e 4.
abbiamo fatto 4 maglie alte, dobbiamo allentare un po' qui, poi entriamo nella prima maglia alta, raccogliamo la solina qui che abbiamo lasciato e facciamo passare il filo da sotto, poi una catenella e abbiamo fatto il secondo fiorellino. A questo punto dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè praticamente noi dobbiamo raccogliere di nuovo il filo, questo, prepararcelo. Poi prendiamo il filo blu di nuovo come abbiamo fatto prima e lo teniamo sotto, quindi facciamo una maglia alta che sarebbe la terza maglia del gruppetto di 3 maglie. Ogni tanto controllate dietro e tirate un po' il filo perché magari, ecco, lo stringete un po'. Ora dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè con questo filo chiaro noi dobbiamo fare 2 maglie alte dentro l'archetto, quindi una, due, sempre tenendo i fili sotto. Una cosa che vi raccomando è di stare attenti perché facilmente questi due fili si possono imbrogliare fra di loro e poi non riuscite più a lavorare. Quindi cercate sempre di mantenere la situazione sotto controllo. Allora, poi facciamo 2 catenelle. 2 maglie alte, una e due, e poi facciamo la prima maglia alta del terzo gruppetto. Questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo, del terzo gruppetto di 3 maglie alte. A questo punto dobbiamo fare sempre la stessa cosa, cioè prendiamo il filo blu, ce lo prepariamo, volendo questo può passare anche di sotto, così non vi imbrogliate, cioè non importa da dove passa, l'importante è che viene nascosto. Allora, sistemiamo il filo blu, ecco, e già c'ho pronto praticamente i due fili che devo nascondere. Ho pronti i fili che devo nascondere, quindi questo lo tiro un po', ecco, che sono questi due. Quindi con il filo blu io mi aggancio a quello, diciamo, la maglia alta di mezzo, mi aggancio e faccio 1, 2, 3, 4, ripeto, se volete fatene anche 5, si possono fare anche 5, non succede niente. Questo lo rallentiamo, prendiamo, facciamo entrare l'uncinetto dalla prima maglia alta e poi raccogliamo il filo e facciamo passare il filo da sotto. Facciamo una maglia alta e facciamo, scusate, facciamo una catenella,
E alla fine dobbiamo riprendere questo filo chiaro. Questo abbassiamolo perché ci dà fastidio. Riprendere questo filo chiaro. E riprendere il filo scuro e metterlo giù. Quindi facciamo l'ultima del gruppetto, sempre di 3 maglie alte. Poi sempre la stessa cosa, facciamo una maglia alta e 2 maglie alte. Catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2. E una maglia alta dentro la prima catenella delle 3. Allora, una maglia alta dentro la prima catenella delle 3. Poi dopo vi faccio vedere come viene dietro. Allora. Dobbiamo fare l'ultima. L'ultima sempre nello stesso modo. Noi allora dobbiamo individuare il filo che non ci serve. Allora poi vi dico cosa fare. Questo lo teniamo giù. E questo lo riprendiamo e lo facciamo passare dalla solina. Tiriamo bene, tagliamo tutto e facciamo l'ultima nocciolina o fiorellino, come lo volete chiamare. 1, 2, 3 e 4 per l'ultima volta. Facciamo, tiriamo bene questo perché scende. Allora facciamo questo traffico qui di prendere, di entrare dalla prima maglia alta. Poi prendiamo la solina, prendiamo la solina, tiriamo e la facciamo passare qui sotto una catenella. E questo giro lo abbiamo finito. Praticamente noi dobbiamo, per finire, dobbiamo riprendere questo filo. Ora noi lo facciamo passare, facciamo così, facciamo passare di sotto per l'ultima volta questo filo, facciamo passare di sotto, ecco, così lo nascondiamo e facciamo il cambio di colore, così abbiamo praticamente finito. E facciamo l'ultima maglia alta tenendo sempre i fili giù, quindi questi due li teniamo giù e li nascondiamo, quindi con l'ultima maglia alta. Ora questi fili, ormai questi fili blu non ci servono, noi li possiamo benissimo tagliare. Ecco, questo filo ormai non ci serve più, quindi noi dobbiamo finire il giro con questi fili
giù, questi fili blu giù da nascondere, e sempre noi dobbiamo andare avanti con questo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aumentiamo un po' qua, ecco l'inquadratura, facciamo lo zoom. Allora dobbiamo nascondere questi fili, quindi come facciamo? Facciamo una maglia alta, due, poi due catenelle, poi una, due, e abbiamo finito il nostro giro con questa che era la prima maglia alta fatta di 3 catenelle. Quindi noi finiamo qui, ci agganciamo qui. E facciamo una maglia bassissima. Intanto questo lo tiriamo, perché ora vi faccio vedere qui sotto. Questo è da tirare perché questo è l'inizio. Ecco come è venuto di sotto, è venuto bello pulito. L'unica diciamo cosa negativa di questo tipo di lavorazione è che si consuma molto filo, perché nascondi il filo, c'è consumo di filo. Quindi voi potete fare come volete, potete, se volete lo potete tagliare ogni volta, ma io preferisco fare così sinceramente. Lo potete tagliare e poi nasconderlo dopo per consumare meno filo, ma io preferisco fare così, perché così non mi devo mettere a fare tanto traffico, insomma, la seccatura. L'unica cosa che bisogna fare alla fine è nascondere questi fili invece, perché questi fili ci danno un po' fastidio, no? Questi due fili li possiamo nascondere in questo modo, per esempio da qui, li facciamo passare da qui. Da qui, e poi li possiamo benissimo tagliare perché non ci interessano più. A questo punto noi dobbiamo fare il cambio di filo con l'altro colore. L'altro colore io ho deciso di utilizzare, io l'altra volta avevo utilizzato questo che è un celestino, ma stavolta voglio provare con questo lilla, vediamo. Oppure facciamo una cosa, sì, voglio fare con questo lilla, voglio cambiare, non cambia niente, insomma, voglio cambiare il filo per vedere un po' che cosa viene fuori. Allora. Praticamente noi dobbiamo adesso ricominciare il giro facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E questa è la prima maglia alta. Ora praticamente noi dobbiamo, la prima e il primo giro l'abbiamo fatto, poi me lo sistemo meglio questo, ecco perché è un po' storto. Oh. Praticamente questo è venuto più grosso perché ho usato il filo più grosso, quindi ho fatto 4 maglie. Quindi eventualmente voi potete fare, invece di 4 ne potete fare 5, ma sostanzialmente dipende sempre dalla
filo, diciamo, dal filo che utilizzate. Più è sottile e più maglie alte potete fare. A questo punto noi dobbiamo fare appunto il secondo giro. Il secondo giro si fa così. Praticamente si fa la prima maglia alta fatta di 3 catenelle, poi si fa un'altra maglia alta e si fa la maglia alta si aggancia, ci si aggancia qui dietro il fiorellino e si fa la maglia alta. E poi si fa un'altra maglia alta. Ecco, rifacciamo perché non mi piace come sta bene. Allora, abbiamo detto dietro il fiorellino, cioè qui, ok, e un'altra maglia alta. Ora, noi che cosa abbiamo qui? Abbiamo due gruppetti di 3 maglie alte, quindi noi che cosa dobbiamo ottenere? Dobbiamo ottenere un fiorellino qui e un fiorellino qui, un punto nocciolino qui e uno qui. Allora, qui verrà fatto alla fine perché siamo all'inizio del giro, quindi noi dobbiamo fare uno qua. Allora, visto che abbiamo deciso di cambiare filo, perché lo dobbiamo cambiare, io mi preparo. Il filo faccio così. Prendo il mio lavoro e faccio passare il filo da qui, come abbiamo fatto prima. Poi devo fare primo punto nocciolina, quindi io devo tenere giù questo, come abbiamo detto l'altra volta, questo chiaro, e dobbiamo fare le nostre 4 maglie alte. Quindi teniamo questi due giù e facciamo nella seconda maglia alta facciamo 1, 2, 3, 4. Ora sto vedendo che il filo è molto sottile, quindi vabbè, per ora lo lascio di 4. Allora, lasciamolo così perché. Allora, facciamo la solita cosa, cioè prendiamo, mettiamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo, tiriamo e lo facciamo passare qui sotto. Tiriamo bene e poi facciamo una catenella. A questo punto dobbiamo riprendere il filo chiaro, verde, verde chiaro. Quindi facciamo scendere tutto e facciamo così. Ecco, ho agganciato il filo chiaro. Tiro bene il filo di qua e faccio una maglia alta qui. Ora, da questo momento in poi, io devo, praticamente devo fare la stessa cosa che ho fatto nel primo giro, anzi, nel secondo giro. Cioè, diciamo nel primo giro dove io ho preparato, ho realizzato i fiorellini.
devo fare la stessa identica cosa, quindi facendo sempre il lavoro di nascondere il filo, questo per farlo venire pulito dall'altra parte, io che cosa faccio? Faccio le solite maglie alte che faccio dentro la solina che ho preparato prima. Quindi faccio passare il filo e faccio una maglia alta, due maglie alte e due. Una e due catenelle e poi faccio altre due maglie alte. Una e due. Poi mi preparo per il prossimo giro, per il prossimo gruppetto mi preparo, quindi cosa faccio? Faccio una maglia alta. Qui. Una maglia alta qui. Poi metto giù il filo verde e tiro su il filo che mi serve per fare il cambio di colore. Quindi tiro bene il filo verde, lo metto giù, tengo sempre questo filo che mi avanza e faccio di nuovo un'altra nocciolina, quindi uno, due, tre, e quattro. Poi è scivoloso questo filo, è un po' scivoloso. Allora mi aggancio qui e l'acchiappo da qua. Faccio passare di sotto, dietro, faccio passare di dietro e di sotto e poi faccio una catenella. Ora cambio di filo. Di nuovo, tutto da capo. Se volete, se preferite il filo corto, lo potete tagliare prima. Io faccio così per non confondermi, perché ho paura che poi si sgancia e mi si apre tutto il lavoro poi. Quindi preferisco fare più passaggi così. Ora devo fare il cambio di filo, quindi devo mettere giù questi, metto giù questo e continuo con questo. Tiro un po' e faccio una maglia alta, poi queste noccioline stanno venendo un po' più piccole perché? Perché il filo è più sottile, già l'ho detto, quindi se volete dovete utilizzare del filo più grosso, cioè magari del numero 5 anziché il numero 8. Quindi ora dobbiamo fare 3 maglie alte, quindi andiamo dietro la nocciolina, prendiamo il filo, prendiamo tutto. No, non l'ho presa. Ecco. Ora posso. Non vedo bene, ecco, l'ho presa adesso, penso. Una, due, tre. Dovete ritrovare. Se sotto avete una nocciolina, sopra dovete avere 3 maglie alte.
Se sopra avete una nocciolina, sotto dovete avere 3 maglie alte. Quindi saranno sempre 3 maglie alte, in ogni sempre alternate. Noi stiamo formando adesso questo. Infatti ne dobbiamo fare 2, poi ne dobbiamo fare 3, poi 4, poi 5 e poi 6. Quindi alla gattina che stia miagolando perché vuole entrare, però poi mi fa confondere, non riesco più a parlare, quindi mettiamo giù il filo, facciamo il cambio. E adesso operiamo qui, quindi 1, 2, 3, 4. Io non so se la farò tutta la piastrella, perché per fare tutta la piastrella ci vuole troppo tempo. Una volta che voi l'avete capito quello che dovete fare, non è difficile. Altrimenti poi faccio, magari lo suddivido in 2 parti, non lo so, ora vediamo, perché sta venendo troppo lungo il video. Quindi prendiamo uno, prendiamo, prendiamo qua, mi sono persa il primo, eccolo qua, è questo. Mamma mia, è terribile sto filo, non pensavo comunque. È un po' scivoloso, un po' setoso, non so, però è bello. Facciamo questa cosa qui, di tirare e di fare la catenella. Tirate bene il filo. Oh. Di nuovo cambio di filo, facciamolo passare di sotto, di sopra, l'importante è che è nascosto. Allora, ecco, facciamolo passare di sotto, così prendiamo il filo, questo verde, poi tiriamo il filo lilla e facciamo la nostra maglia alta. Ok, a posto. Andiamo avanti. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Maglia alta. Qui al centro dovete fare esattamente la stessa identica cosa che avete fatto precedentemente, cioè qui, qui e qui. Quindi continuate tutto il giro fino ad arrivare qui. Qui dovete fare l'ultima poi. Allora, io mi fermo qua. Voi continuate, fate sempre un punto nocciolina qui nel mezzo, un altro qui nel mezzo, un altro qui nel mezzo, un altro qui nel mezzo e un altro qui nel mezzo. Poi al prossimo video vi dico come andare avanti, ma alla fine l'avete capito, dovete sempre praticamente aumentare gli spazi. Sono sempre gruppetti da 3, quindi l'importante è che voi il punto nocciolina lo fate sempre al centro, fra le 3, fra il gruppetto di 3 maglie alte.
Vedete, sempre così. Gruppetto di 3 maglie alte. Questo magari è un pochino storto, vabbè, non importa. È venuto un pochettino storto, ma non fa niente. Ecco, questi sono dritti. Che mi sta venendo male a lavorare così. Quindi non vedo bene quello che faccio. Comunque questo è quello che dovete ottenere. Quindi per il momento vi saluto e ci vediamo magari al continuo, magari faccio poi il resto e vi faccio vedere più o meno, insomma, a che punto sono arrivata e come andare avanti. Ma questo è individuate bene il centro, perché evidentemente ci deve essere un fiorellino che, non lo so, o l'ho fatto storto oppure. Non lo so, comunque non vedo bene, quindi non lo so. Comunque questo è quello che dovete fare. A ogni giro dovete aumentare e quindi prepararvi gli spazi per poi fare le altre noccioline. Vedete qui una e due. Qui una, due e tre. E in mezzo ci sono i tre gruppetti. E così via. Quindi per adesso fate la prova così, preparatevi il filo, fate la prova e niente, ci vediamo al prossimo video quando magari vi faccio vedere quanti giri bisogna fare, dove bisogna arrivare, magari arrivo qui e poi al prossimo video vi faccio vedere come andare avanti e come procedere. Quindi, se avete delle domande, iscrivetevi, seguitemi, mettete mi piace se vi è piaciuto. Se c'è qualcosa che non avete capito, fatemi delle domande. Io lo dico sempre: domande non me ne fate mai, ma io le aspetto queste domande. Se non mi fate domande, vuol dire che avete capito tutto perfettamente. Se volete, anche se ne potete fare, soprattutto se è sottile. Vi consiglio non più di 5, però provate, non lo so, tanto si può sempre scucire. Allora, vi lascio e alla prossima. Ciao e buon pomeriggio.